PTR Costruzioni presenta Gli Indifferenti, quelli che non differenziano. Uno sguardo giovanile sulla disabilità e sul mondo del sociale, a cura dei ragazzi dell'associazione Volunright. Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata degli Indifferenti, quelli che non differenziano, a cura dell'associazione Volunright. Io sono Marco e qui con me al battesimo di fuoco a Radio Flash c'è Adriana, benvenuta, ciao. Ciao Marco, ciao a tutti, buongiorno. Ringraziamo come sempre Gianluca Gobbi in regia e Ario, il nostro angelo custode, alla parte video. E oggi parleremo di musica e disabilità. E con delle cose molto interessanti. Abbiamo come ospite, oltre a essere un amico e anche un musicista molto conosciuto, è Ramon Moro. Ciao Ramon, benvenuto. Ciao Ramon. Ciao Marco. Ciao. Ciao, com'è? Tutto bene? Ciao. Bene, sì, benissimo. Sei pronto? Sì. Ok, di solito sei abituato a parlare con le note, adesso dovrai... Esatto, è una veste insolita, diciamo. Benissimo. Per chi non lo sapesse, Ramon, oltre ad essere un musicista, lavora anche in una cooperativa sociale e adesso ci spiegherà di cosa si tratta, che si chiama CLG Ensemble. Quindi dici tutto sulla tua cooperativa. Sì, ok. Allora, sì, io da poco che faccio questo lavoro, facevo un lavoro completamente diverso e adesso è 3 anni che lavoro in questa cooperativa, che ha come presidente Dario Bruna, che oltre ad essere un educatore da tantissimi anni è anche un batterista, il batterista del trio con cui suoniamo insieme da più di 15 anni. E il CLG Ensemble è una cooperativa che ha sede in Chivasso, è accreditata con il Comune di Torino e tutte le ASL di Torino, è un centro diurno con una quindicina di disabili medio gravi. E, fondamentalmente cioè facciamo un sacco di attività, è tantissimi anni che Dario Bruna porta avanti questo laboratorio di musicoterapia che si svolge tutti i mercoledì e tutti i venerdì, dove lui tra l'altro negli anni dal 2004 è anche sede di tirocinio del corso di musicoterapia dell'APIM, cioè l'Associazione Professionale Italiana di Musicoterapia. E i tirocinanti insieme a Dario Bruna svolgono questo laboratorio con i nostri ragazzi. Bene, quindi questo si è poi tradotto anche in un'attività live, quindi in concerti e... Sì, questo laboratorio, siccome il gruppo è molto unito potenzialmente si è sviluppato in un vero e proprio gruppo musicale che negli anni ha collaborato con parecchi musicisti professionisti, jazzisti ma anche non, nomi di rilievo tra l'altro. Sì, ci puoi fare qualche nome? Sono venuti Domenico Caliri, Angelo Conto, Paolo Porta, Tony Cattano, Aya Soft, pure Gianni Gebbia, cioè comunque jazzisti che fanno parte di quest'area di fondamentalmente di improvvisazione. Devo dire che è uno dei punti chiave del nostro lavoro. I nomi che hai fatto, io sono un ignorante in chiave jazzistica, quindi sì, fanno tutti parte dell'area jazz. No, ma immagino che i cultori siano assolutamente noti. Adriana, ti lascio la parola. Ramon, appunto, come ci hai appena detto, sappiamo che il vostro approccio musicale è basato sull'improvvisazione. Ci spieghi un attimino perché questa scelta? Cioè, perché puntare sull'improvvisazione invece che puntare su schemi magari musicali già definiti, che potrebbe essere un po' più facile, insomma? Ma fondamentalmente perché comunque bisogna relazionarsi con i nostri ospiti in modo molto
modo molto diretto, cioè nel senso l'improvvisazione cioè praticamente parte da un contatto umano, e quindi è la forma più immediata per mettersi in contatto con i nostri ragazzi. È la forma più naturale per iniziare a interagire, e da lì poi si parte a lavorare e a capire le loro attitudini, cioè, e quindi cioè per noi musicisti è una cosa molto normale entrare in relazione con loro in questo modo. È un linguaggio che va al di là della scrittura, come succede tra i musicisti certo. Solitamente. Quindi da una parte legato un po' alla peculiarità dei vostri ospiti, dall'altra un po' anche proprio alla natura della musica. Sì, cioè anziché formare un gruppo e iniziare a suonare con partiti o comunque usare il linguaggio e la scrittura musicale come punto di contatto, cioè con loro è la cosa, anche perché non leggendo la musica, chiaramente l'improvvisazione è il punto chiave per iniziare a suonare. Bene, grazie. Ancora un'altra cosa, ho letto che il vostro centro ha creato e tra l'altro gestisce un archivio sonoro dei vostri lavori. Ce ne puoi parlare brevemente? Sì, negli anni, soprattutto Dario Brunari, ha sempre registrato quasi tutti gli appuntamenti di laboratori, e quindi e anche gli interventi di musicisti che venivano da noi a fare il laboratorio, e quindi abbiamo creato un archivio immenso di tutte le registrazioni con i ragazzi, con i musicisti, che potete trovare nel sito clgensemble.it. Bene, grazie, hai già anticipato in parte la parte dei contatti della fine, grazie mille. Te l'avrei anche chiesto, esatto. Dove si poteva trovare, se si poteva insomma consultare sì, in qualche modo. Sul sito clgensemble.it si può trovare tutto quello che facciamo, che si possono trovare tutti i laboratori che vanno anche al di là della musica, cioè facciamo laboratori di attività motorie, di fotografia, di laboratorio Primarte, che creiamo oggettistiche, quindi poi c'è anche una parte dedicata al giardino sonoro che abbiamo alla Falchera, quindi sul sito potete trovare tutto ciò che la cooperativa svolge quotidianamente. Benissimo, una mia curiosità, quali strumenti vengono insomma, quali usate, diciamo, con i ragazzi? Strumenti musicali? Sì, sì, sì. Fondamentalmente sono percussioni, abbiamo un ragazzo che suona molto bene la batteria, sì, percussioni varie, xilofoni, marimbe, e poi c'è un nostro ospite che frequenta il laboratorio da tantissimi anni, che suona la tromba. Ah, ok. Bene, quindi è un tuo adepto, diciamo, sì, un tuo follower, per dirla in termini moderni. Ok, bene, allora, Ramon ieri mi ha promesso che ci facevo un pezzo live, quindi ce lo fai? Sì, recupero facciamo cioè, allora facciamo così, magari tempo, un minuto, sì, recupero due o tre ragazzi e facciamo 30 okay. Secondi. Ascolta, facciamo così, tanto adesso ci ascoltiamo, facciamo la pausa musicale, intanto tu ti prepari, poi dopo la pausa rientriamo, così ci fate sentire 30 okay. Secondi, un minuto di musica. Rimango in linea. Esatto, rimani in linea. A dopo, okay. Ramon. Okay. Grazie. Bentornati in studio agli Indifferenti, Marco e Adriana ai microfoni, ospite Ramon Moro, che come promesso prima della pausa, adesso con i ragazzi del CLG Ensemble ci farà un pezzo di improvvisazione. Vuoi introdurlo? E dunque, chi suonerai? Puoi anche fare i nomi dei tuoi musicisti. Allora, abbiamo
pochissima disponibilità stamattina perché ci sono un sacco di ragazzi in vacanza e un sacco di ragazzi assenti, ma comunque abbiamo Claudio Mazzitelli che suona un timpano. Bene. Fai sentire Claudio? Anche per... Si sente? Sì. No. Sì, sì, si sente, si sente. Si sente. Ok, bene. Ok. E Fabio Aldano che suona uno xilofono. Ok. Prova Fabio. Questo è perfetto. Si sente? Sì. Perfetto. Io non ho nulla davanti, ma suonerò qualche cosa strana. Sempre basati sull'improvvisazione, vero qua? Si improvvisa. Sì, sì. Ok. Bene. Allora faccio il direttore d'orchestra stavolta. Ok. Voi non mi vedete, però muoverò anche le braccia, quindi. Vai Marco. Ok. 3, 2, 1. Vai. Voilà, un applauso. Ok. Ci sta. Grazie ragazzi. Ringrazia i tuoi ragazzi e speriamo. Grazie mille a voi. Di riuscire prima o poi a organizzare quella famosa serata che dovevamo fare alla Salute in Comune ai Giardini Reali, che purtroppo il tempo infame ci ha. Quest'anno. Ci ha costretto ad annullare. Noi, tra l'altro, domani. No, domani non è giovedì. Giovedì 24 facciamo l'ultimo appuntamento ai Giardini San Bui. Ok, dove sono? Che sono i giardini di Piazza Carlo Felice di fronte a Porta Nuova Torino. Ah, ok, bene, quindi anche in centro, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a... Tra le 6 e le 7 le 6, di le sera. Ok. Facciamo questo piccolo... concerto. Beh, quindi anche quelli che escono 4. Da lavoro prima dell'aperitivo, prima della cena, fatevi un salto esatto. In Piazza Carlo Felice a sentire la CLG Ensemble. Ok. Grazie mille. Ramon, allora ti ringraziamo e ricordiamo solo il sito che è clgensemble.it. Perfetto. Grazie mille per sia l'improvvisazione grazie che per tutte le informazioni che ci hai dato e alla prossima. Grazie, ciao, buona Ramon. Giornata. Grazie. Ciao Ramon, grazie. Ciao, ciao. Benissimo, rientriamo in studio. Adesso passiamo alla parte, diciamo, di rassegna stampa, sia con le notizie serie che quelle meno serie. Siamo che oramai pronti. Ci accompagnano fin dal nostro esordio. Vado io, vai tu? Vado io. Dai, vai tu. Dai, Marco. Vado io. Vai ti tu. Concedo questa, questa proroga. Allora, questa notizia di Superabile, che è il sito dedicato alla disabilità dell'INAIL, su edifici storici e musei è stato bandito il progetto Cultura Senza Ostacoli. In poche parole, qualche museo statale è stato selezionato appunto da questo progetto, da questo bando, per la piena accessibilità. Quindi grazie a questo progetto riusciranno a essere accessibili sia a livello architettonico, quindi senza barriere architettonico, che sensoriale, con dei percorsi ad hoc per non vedenti e per sordi.
Beh, sicuramente un progetto molto molto interessante, che tra l'altro non so se mi sbaglio, ma avevo letto che c'era una sorta di questionario online in cui c'era un'interfaccia con i possibili, tra virgolette... Può essere. Non ho avuto informazioni di questo tipo, forse non ho approfondito abbastanza, però può essere. Una sorta di graduatoria sui musei da rendere prima possibile accessibili, se non erro. Forse è questo perché comunque sono usciti i nomi dei musei che elenchiamo. Uno è il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, che è arrivato al primo posto. Poi il Castello Miramare di Trieste, quindi anche delle location, diciamo, non... non le solite che magari uno si aspetta, non il solito Colosseo piuttosto che musei vaticani e cose così. La Galleria Nazionale delle Marche ad Urbino, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la Pinacoteca Nazionale di Bologna. Bene. Io invece parlo di Babusca. Quindi è arrivato Babusca, il portale italiano dell'assistenza domiciliare. Quindi è un servizio completamente gratuito e permette un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro. È un'idea pratica ed originale per aiutare tutti coloro che devono avere a che fare con la ricerca di qualcuno che si occupi di assisterli a domicilio. Babusca.it è infatti il nuovo portale che vuole fare da connettore tra coloro che cercano un'assistenza domestica e le badanti in cerca di un impiego. Quindi, come tanti dei portali a disposizione, non so, oggi per la ricerca di lavoro, finalmente c'è anche Babusca che... Finalmente devo dire anche il sociale si affaccia al web come non mai. Quindi noi forse siamo stati, non dico i primi, a lanciare. Tiriamocela un po'. Bene, adesso passiamo a qualcosa di più ludico. Sempre rimaniamo nel serio comunque. Okay. Grotte aperte. Il titolo sì, può sembrare un po'... non è molto azzeccato. Persone disabili nelle viscere della terra, non per essere nascoste, precisiamolo. Bensì sarà possibile grazie all'associazione Diversamente Speleo, che conta 5 gruppi a Forlì, Narni, Pescara, Roma e Napoli, potranno esplorare i meandri del sottosuolo, quindi andare nelle grotte grazie, immagino, a delle strutture adattate, quindi grazie a degli ausili che... Soffrendo di claustrofobia non ci penserei minimamente a fare una roba simile, però sicuramente molto interessante. Invitiamo a rifletterci prima di prendere una decisione di questo tipo. Vai. Vado con gli usabili nel sito della Treccani, quindi da qualche settimana consultabile anche dalla sezione diritto del prestigioso magazine web che fa capo all'enciclopedia italiana Treccani, il portale Usabili, progetto voluto e curato da Vitaliano Ferraiolo. Usabile consente di consultare una banca dati in continuo aggiornamento sui vari provvedimenti giurisprudenziali legati alla disabilità, insomma una cosa secondo me anche questa molto interessante, perché si sa che farsi in qualche modo, cioè capirci qualcosa con le leggi talvolta può essere davvero un qualcosa di ostico, quindi se c'è già un portale che ti dà una mano anche nell'ambito della disabilità a cui tutti possono accedere, penso che sia una bella cosa. Se mi permetti una critica, la cosa che mi fa pensare è che tutte queste belle notizie escono d'estate quando la gente è in vacanza. Hai ragione, ma noi ci saremo a ricordarlo magari anche a settembre. I provvedimenti bastardi del Parlamento che li prendono quando i parlamentari sono via, ad agosto fanno l'ultima critica, ma è vero. Ok, adesso invece parliamo di territorio torinese, perché lo Stalker Teatro è attivo appunto sul territorio torinese, ha ricevuto un importante premio per i suoi 40 anni di impegno e verrà assegnato il 23 luglio a Volterra il premio della critica 2014 sezione teatri della diversità, promosso dall'ANCT, Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Il nucleo artistico di Stalker Teatro è attivo da quasi 40 anni nel campo dell'educazione, della sperimentazione e del teatro sociale. Bene. Passiamo invece adesso alle notizie più stupide, lo stupidario della disabilità, divertiamoci un po'. Vado, anche se faccio una piccola premessa, per me non è proprio così stupida, però so qual è la tua posizione. Giustamente. La redazione decide poi in maggioranza, in democrazia, quindi sei stata messa sotto. Va bene, quindi scende in campo il portiere elettronico, un'innovazione non da poco che permetterà a tanti ragazzi di poter interagire sul campo da gioco ed essere protagonisti di una vera partita di calcio, come con il portiere elettronico.
Elgo è una sagoma di forma umana con un robusto sistema elettromeccanico che le permette di scorrere lungo la linea di porta con la stessa rapidità di un portiere umano. L'intero sistema è gestito da un circuito elettronico. Cosa ne pensi, Marco? Dai, dici la tua. La mia idea è che, cioè, se io voglio giocare ai videogiochi, gioco ai videogiochi. Il calcio, io preferirei che le persone potessero giocarlo con le loro residue capacità, abilità e residui movimenti, piuttosto, cioè, permettere con degli ausili, appunto, sfogliare degli ausili, di partecipare in prima persona, cioè il joystick. Solo che il portiere, sai, diventa un po' difficile anche con gli ausili. Il portiere forse, esatto, è un pochettino complicato. Tra l'altro, potremmo mettere attaccare delle braccia meccaniche alla carrozzina. Quindi niente, stai buttando nel cestino anni magari di ingegneria elettronica, però va bene. Bene, passiamo a cose più serie. Queste sono, okay, lo sport è una cosa poco seria. Bene. Politica, il nostro amico Matteo Salvini, come non parlarne? Avrete sicuramente sentito, insomma, che il Fatto Quotidiano ha lanciato questa bomba, se così possiamo chiamarla, dell'assunzione della compagna di Salvini, Giulia Martinelli, nello staff dell'assessore al welfare della Regione Lombardia, Maria Cristina Cantù. Diciamo, appunto, il Fatto Quotidiano supponeva che ci fosse qualche giochino strano. Ma Salvini, sulle pagine di Libero, quindi sulla stampa amica, ha commentato, ha risposto: siete dei poveretti, mia moglie, la mia compagna, perché non sono sposati, e poi ci fanno le prediche sulla religione, sulle tradizioni italiane, vuole soltanto aiutare gli handicappati, usando tra l'altro questo termine, cosa che ha già fatto con l'ASL e altre cose. Invece sulle pagine del Corriere di Lecco, un consiglio: se la Martinelli vuole impegnarsi con i disabili, faccia del volontariato sociale. Anche questa potrebbe essere un'ottima idea. Che tra l'altro leggevo, uno stipendio da 70.000 euro l'anno. Sì, qualcosa del genere. Insomma, che è unito a quello da parlamentare sociale europeo, che è unito, però. Dico, come attività sociale è abbastanza ben retribuita, insomma. Esatto. Beh. Adesso chiudo con un'ultima notizia che sono sicura Marco apprezzerai. Ex coniglietta di Playboy svela passione lesbo in bagno con Mel B. E in pratica un incontro lesbo a luci rosse tra l'ex Spice Girl e il giudice Mel B e il giudice di X Factor UK. Tra l'altro, Mel B, sì, come saprete, ex cantante, esatto, delle Spice Girls. Qual è la cosa? Che in pratica la cantante avrebbe trascinato in un bagno per disabili l'ex coniglietta di Playboy, Luan Lee, sequestrandola per un'ora di baci hot ed effusioni. Ma questi dettagli lasciamoli all'immaginazione dei nostri ascoltatori. Quindi, perché è più largo il bagno, semplicemente. È più largo. Ogni tanto, quindi, la tentazione viene, perché vedi questo, esatto, bagno bello largo, puoi appoggiare la borsetta, ti puoi mettere comodo. Però non si fa. Dovremmo presidiare i bagni del Passepartout. Bene, siamo direi in chiusura. Io ringrazio Adriana per questa prima volta. Ti faccio i complimenti perché sei stata bravissima. Grazie. Tra l'altro, Marco, ascoltatemi altre conduttrici molto meglio di voi. Già. Grazie. Mettiamo Marco un po' di competizione. Devo ammettere che ho dormito 3 ore stanotte per l'ansia, poi però vedi, deve essere stato quello, bene, che mi ha dato il lancio. Ario Dalbo alla parte video, che monterà tutto poi sui nostri social network, lo vedrete. Gianluca Gobbi in regia, grazie come sempre. Grazie. Ramon, che ci ha salutato prima, e ci sentiamo martedì prossimo con Mauro e Ario, se non sbaglio. Non ricordo, i presentatori. Mauro e Ario, diciamo così. Ciao a tutti, grazie. Ciao a martedì prossimo. Grazie ancora. PTR Costruzioni vi ha presentato Gli Indifferenti, quelli che non differenziano. Uno sguardo giovanile sulla disabilità e sul mondo del sociale. A cura dei ragazzi dell'associazione Volunride.